sei ancora qui. C'è un comico bravissimo, attore, cabarettista che amo molto. Alessandro Serra, sei ancora qui o sei andato via? Alessandro? Serra? Eccolo! Eccolo Serra! Al buio, ma ti vieni, vieni, vicino al buffet. Sì, vicino al bar. Un applauso per Alessandro Serra che ci fa divertire. Mangiare. Anche tu sei qui? Vero che no. Era una delle mie, grazie. Sono anche stupide. Va bene, che bella serata, che dire? Che... Va bene, dove ti possiamo vedere? Su Colorado? Non si dovrebbe dire, però siamo pieni, siamo troppo pochissimi. A marzo mi prende la terza edizione, la mia terza edizione di Colorado, chissà no, ci sarà chi è capato un buono che mi sente. Allora faccio qualche anticipazione. E che ti faccio? Che faccio? Dai, sono famose le domande deficienti. Vai, vai, Antonio che è un fan delle domande deficienti. Salutiamo anche Antonio Iorio direttamente da... Vieni Antonio, vieni. Uomini e donne, non si sa le donne in Gerardi, non si sa quale c'è, non si capisce niente. Uomo, non si capisce niente. Penso che adesso sto per effettuare questa scelta perché è capitata una ragazza eccezionale. Penso che questa volta è difficile restare in muro. No, dipende dal piano che pia, insomma. Alessia, chiamo a te, dai, scusa, te lo dico, poi chiama Giorgio, non c'è problema, che lui ha detto che non c'è problema. Comunque saluto tutti, è sempre Forza Roma, ho visto qualche laziale, però voglio dire, oggi è bello invitare i laziali, no? Qualche altro, 2-3 anni fa, non tanto, ma oggi è stato molto bello. Noi vediamo uguale che siamo signori, noi non ci vediamo mai. Grazie ancora. Comunque, no, ma ieri adesso, intervista a Lodi, non so se... Quello l'ha telefonato, c'ha il cellulare che manco mio nonno dovrà fare. In carceralina, c'ha un cellulare da 8 euro che si lamentano dei compri giocatori. C'è manco... Va bene, e poi vi salutiamo, che dite, no? Poi rimango... C'è questo permettone che va da un po' di tempo che odio le domande deficienti della gente e ne ho fatto un tormentone televisivo. Però molti dicono, quali sono le domande? Quelle classiche, che ne so, stai alla fermata dell'autobus con una linea sola e tagliatore dice, scusi, che è passato l'autobus? Ma se sto qua? E tu dici, sì, è passato, ma io non l'ho preso perché ho visto, ha detto, quando è deficiente, che è passato l'autobus? Oppure classica, che ne so, al ristorante, io l'ho chiamato, sono tre, una dopo l'altra, non ci vediamo punto, che la domanda del gente dopo l'altra, già vanno al ristorante e sente, buonasera, volete un tavolo? Dice, no, non mangiamo, per te, se ci ha parecchio. Poi ti siedi, hai l'altro fenomeno, fa, volete ordinare? Dice, no, se non vogliamo vedere l'altro che mangia, come se stiamo sarà. E se gli dà il cerchio con un altro, che dice, porta il menù, no, mangia il dominante, che ne so che c'è qua. Chiudo perché dici da dove te leggo, perché me ne fanno tutti, ma so io forse che l'attiro, perché l'altro giorno stavo con il cane, uno mi ferma, scusa, ma che è tuo il cane? Ho detto no, io da casa sono sceso solo col pizzare, questo ci sono stati anche da stare a Alessandro, grazie. Grazie.